scafisti intascano denaro mettendo a rischio la vita di milioni di disperati in mare aperto. I più fortunati arrivano sulle nostre coste da clandestini e spesso finiscono per essere sfruttati in lavori umilianti o sottopagati, quando non dalla criminalità organizzata o da qualche cooperativa rossa per fare business con i fondi per l'accoglienza. Alcuni riescono a raggiungere il confine con altri stati europei e per oltrepassarlo vengono spennati da altri trafficanti di esseri umani. Come scoperto nelle scorse ore a Milano. Solo la sinistra e qualche ONG compiacente non si rendono conto che non c'è nulla di umano in tutto ciò. Bisogna spezzare questa catena di sfruttamento con accordi di cooperazione e di gestione dei flussi. Con un blocco navale, inteso come missione europea di concerto con le autorità nordafricane per fermare le partenze clandestine. Perché il vero diritto da difendere è quello di avere la possibilità di rimanere e crescere nella propria terra, senza sottomettersi o essere costretti a scappare.